Chesney voto 6. Sui gol presi non può fare molto, per il resto se la cava senza particolari affanni. Lo stesso non si può dire dei suoi compagni difensivi, però. Maicon voto 5,5. Nel complesso gioca una buona partita di spinta e sacrificio, ma la dormita colossale sul gol dell'1-2 gli abbassa nettamente il voto finale. Manolas voto 6. La media è tra il 4 del primo tempo e l'8 del secondo. Nei primi 45 minuti è semplicemente imbarazzante, causa il rigore dello svantaggio e permette agli attaccanti avversari di addentrarsi senza problemi nell'area di rigore. Nel secondo si riscatta completamente, segna il gol del pareggio con un perentorio stacco di testa e procura il gol del 2-2 con una spizzata sempre di testa. Rudiger voto 6. Non si ricordano di lui né errori sciocchi né interventi prodigiosi. Per il tedesco una partita senza infamia e senza lode, anche se sottotono rispetto alle prime vittorie spallettiane. Emerson voto 5,5. Mezzo voto in più per l'impegno, ma è innegabile che non sappia neanche lui come faccia a giocare titolare nella Roma. Il classico terzino brasiliano con tanta spinta ma nient'altro, per farla breve un Dodò senza cespuglio. Keita voto 5. Riesce nell'impresa titanica di risultare più lento e macchinoso di De Rossi. Il centrocampo del Toro se lo mangia a colazione e lui fa fatica ad emergere, sbagliando davvero troppi passaggi. Nainggolan voto 6,5. Grintoso e arrembante come al solito, anche se rispetto alle prime vittorie non è sempre lucido e attento. Sicuramente però la partita è stata più che sufficiente. Florenzi voto 5,5. Non riesce ad incidere particolarmente davanti e in difesa va talvolta in confusione col terzino Maicon. Cresce negli ultimi minuti, ma nel complesso non ha inciso particolarmente. El Shaarawy voto 5. Partita molto fiacca quella del Faraone, che tenta in alcune occasioni di farsi vedere ma non incide mai come dovrebbe. Dopo un inizio fantastico sta calando leggermente alla distanza, speriamo ritrovi presto la forma migliore. Salah voto 6. Sufficienza presa per i capelli per Salah, che rispetto a Florenzi ed El Shaarawy è più propositivo, anche se talvolta sbaglia passaggi piuttosto elementari. Perotti voto 6,5. Ancora una volta è il migliore del reparto offensivo, facendo esclusione per l'eterno capitano. Confeziona l'assist per il pareggio di Manolas ed è sempre pericoloso con dribbling ubercanti e giocate d'alta scuola. Dzeko voto 6. Appare più ispirato rispetto alla trasferta di Bergamo, fa sportellate con tutti e si impegna nel creare sponde importanti per i compagni. Totti voto 9. Cosa si vuole aggiungere di più? Prende la sua Roma in braccio come un padre prende in braccio il figlio e con una doppietta meravigliosa fa gioire ed emozionare tutti i tifosi presenti e tutti gli amanti del bel calcio. The King of Rome is not dead. Spalletti voto 5,5. Viene salvato da due perle del capitano, ma la sua Roma sembra improvvisamente spenta e resettata, quasi come se qualcuno avesse acceso una macchina del tempo e riportato l'intera squadra al girone d'andata, quando perdeva con Atalanta e pareggiava con Torino, Bologna e compagnia bella. Urge assolutamente trovare una scossa, per concludere degnamente questa stagione. Bene ragazzi, questi erano i miei voti personali di Roma-Torino 3-2, vi invito a farmi sapere nei commenti come al solito quali voti avreste dato voi e se siete d'accordo con i miei. Questo è tutto per questo video e ci vediamo alla prossima. Un saluto dal vostro Gladiatore Giallorosso94. Ciao ragazzi!